conferenza alla stampa lì a Modena dopo la gara, ne ha dette di cotte e di crude sull'arbitraggio. Non lo so. Perché? Ma pensa che abbia ragione, se no, no? Sì, sicuramente, ma ha visto cose che a noi da casa sono anche sfuggite. È stato espulso, È stato anche espulso. È stato espulso, Nicola. Vabbè, sì, sono stato espulso e mi hanno dovuto pure trattenere dopo. Le faccio questa domanda per capire, c'è un accanimento contro la Salernitana oppure è soltanto una serie di arbitri scarsi? Ma penso che non ci sia un accanimento sulla Salernitana, però è normale che quando devono tutelare una squadra che è ultima in classifica e una squadra che è prima in classifica, gli arbitraggi tendono più da una parte o dall'altra, però secondo me oggi è stato veramente limitatissimo, perché palla mezza e mezza sempre contro, ammonizioni assurde nei nostri confronti, sempre tutte queste robe qua, e poi al di là del fatto che c'era un rigore sul Fava nel primo tempo, no? Lasciamo stare quel contatto Kiriadis con l'attaccante loro, che poi sono in altri rigori si strattoni sempre, però Fava stava colpendo al corpo sicuro, come fai a non vedere? Senta direttore, mi scusi, noi la sentiamo male, se ha l'auricolare può toglierlo, forse è meglio. Adesso mi sentite? Sì. Adesso un po' meglio. Si è fermato proprio. Forse sì. Diceva di Fava? È veramente indegno, perché c'era secondo me il rigore al 100% anche su Fava nel primo tempo. E poi nel secondo tempo come si fa a non dare rigore per il fallo di mano? Veramente assurdo, insomma. Ecco, in quel caso, direttore, perché la panchina ha protestato, ecco, lei ha protestato tantissimo, ma in un secondo momento. In quel caso si poteva anche protestare, magari Cerone poteva protestare un po' di più, invece è rimasto un po' troppo fermo forse sulla panchina. Non ho guardato questo, però credo che era tutto un macello in panchina, io stavo entrando in campo, poi io sono stato esposto sull'episodio successivo, su una punizione, su un intervento pulito di un nostro giocatore in fase difensiva e ci ha dato punizione contro, e lì veramente mi è partito il cervello. Senta direttore, Polito, al di là degli errori commessi oggi, il portiere non sembra stia attraversando un momento di grande tranquillità. L'ho visto anch'io questo. Lei come se lo spiega? Come lo spiego? Per un portiere molto delicato, nel momento in cui c'è un minimo di tensione, le cose non vanno bene, magari si commette qualche errore, la contestazione è sicuramente è un momento di difficoltà. Lo posso dire io che cosa succede a Polito? Già da tempo? Un attimo soltanto? A Polito, che ha retto comunque nonostante i risultati con alta tensione e prestazioni medio-alte fino a un certo punto, è andato in disaccordo con i tifosi per un episodio che io non neanche conosco, e da allora sicuramente il giocatore vive con amarezza ultimamente queste settimane, perché ritiene di essersi sempre impegnato e di essere stato presente nonostante la squadra non ottenesse dei risultati, e per il portiere è molto difficile, e in questo momento evidentemente, insomma, quell'equilibrio psicofisico che è alla base di ogni prestazione, perché insomma in tutto questo mi sembra che la componente essere umano del calciatore non venga considerata, ci sono tutta un'altra serie di considerazioni ma non questa, sta facendo in modo che il giocatore non scenda in campo tranquillo. Che cosa si è fatto? Perché nella gestione di situazioni come questa credo che non sia impossibile avvicinare appassionati che fanno 1500 chilometri per la Salernitana e che magari hanno visto in un gesto ci può essere un equivoco. Perché non andare a chiarire e lasciare 3 settimane, 4 settimane in balia di una contestazione che magari non ha basi fondate? E allora qui io ritengo che insomma si poteva fare qualcosa per far sì che questo giocatore chiarisse con la parte di tifoseria, perché è da allora che Polito secondo me non scende più in campo tranquillo. E così direttore, questo è il motivo principale per cui Polito non rende al meglio? Ma non credo che Polito stia facendo grandi danni, sicuramente Polito in questo momento non è tranquillo,
Al di là di tutto oggi voglio chiarire, non sto dicendo io che sta facendo danni, sul muro della cosa, come se fosse il problema della Salernitana in questo momento fosse diventato il portiere, insomma, quindi... comunque il problema della Salernitana non è certo Polito, vabbè, io sono il primo che lo difendo ovviamente, ammesso che ci sia qualche cosa da difendere, adesso vediamo un attimo di analizzare anche questa cosa e cerchiamo di risolvere al meglio. In tutti i casi diciamo che abbiamo perso un punto, non è che il campionato è finito, noi si continua sulla stessa falsa riga, gli altri stanno vincendo ovviamente tutte le partite, probabilmente le ultime diventeranno prima e qualcuno si fermerà, perché se si gioca 10 partite a settimana qualcuno vincerà e qualcuno perderà, prima o poi qualcuno si fermerà e mi auguro che noi, ripeto, ci giocheremo le partite fino alla fine. Insomma. Nicola, scusami. Molto, come sai, non voglio torturarti perché sei bravo e sai quello che fai. Ti ringrazio. E sei poi quello che è più esposto. Non voglio torturarti. Realisticamente, di qui a dopodomani, insomma, alla scadenza del mercato, realisticamente, arriverà qualche calciatore che almeno tiene viva la speranza? Oppure dovremo assistere ancora ad un atteggiamento sul mercato molto contraddittorio? Mi spiego, hai sempre detto che bisognava anche vendere prima di acquistare e poi avete preso sto Montalto senza aver ceduto nessuno, quindi è un po' contraddittorio questo, no? Perché se ne, si poteva vendere qualcuno, si poteva magari prendere un calciatore forse più bravo di Montalto, invece tutto questo non è accaduto, però ormai quello che è stato, inutile piangere sul latte versato. Dico, non lo so. Di qui a dopodomani cambierà qualcosa in meglio, ma veramente in meglio? No, assolutamente no, perché noi cercheremo di puntellare la squadra dei punti così, adesso è una squadra che sicuramente si sta giocando le partite, però far diventare una squadra come la nostra, la Juventus e il Milan, penso che sia impossibile. La Juventus no, Nicola. Però se prendo 2 o 3 giocatori, non è che io posso cambiare, chiaramente io, come ho fatto con Dionisi, sicuramente è un giocatore che ci sta dando qualche cosa in più, certo, rispetto a quello che avevamo, certo, prima, perché ha fatto 3 gol qui l'attaccante, meno male, l'abbiamo presa, ha fatto 3 gol in 25 minuti, mezz'ora. Però non è che possiamo prendere 3-4 calciatori e battiamo tutti e andate e ritorno, voglio dire. No, adesso siamo una squadra che ce la dobbiamo giocare tutte le partite e cercare di fare il risultato. E penso che adesso le partite ce le stiamo giocando, insomma. Perché il trend della Salernitana, almeno da novembre-dicembre, è da media salvezza. Purtroppo abbiamo le handicap delle prime 11, che so benissimo che dobbiamo colmare. Però con 2 o 3 giocatori non è che diventi una squadra che fa 10 vittorie di fila. Nicola, però capirai che anche con il rendimento più che positivo di queste settimane le carenze strutturali sono tali per cui prima o poi uno di quelli meno bravi ti fa la frittata e ti fa perdere la partita. Quindi se intervieni in quei ruoli lì forse c'è qualche frittata in meno. No, quello lo faccio, la mia risposta negativa era dovuta al fatto perché adesso tu prendi il giocatore che per la B è importantissimo, tipo Di Michele, la partita oggi a Sassuolo magari la prendo uguale, voglio dire. Certo. Non è quello che, cioè andare a prendere tanto per pararmi il, come si dice, sul passato del termine, sedere io non lo faccio, io cercherò sicuramente, come hai detto tu prima, di puntellare la squadra in quelli che ritengo i ruoli che possono essere puntellati e migliorati. E secondo te questa nuova sconfitta può condizionare il convincimento di qualche calciatore? È tosta a fare accettare i giocatori da noi. Bisogna prendere i giocatori che magari sanno che non rischiano di rimanere infossati. Abbiamo perso Nicola Serro.